Buonasera e benvenuti in un altro video sul canale. Era da tanto che non vi portavo nella mia home gym e oggi vi porto un altro allenamento. Come avete visto, manca solamente uno dei tre grandi gruppi muscolari come allenamento, come video allenamento sul canale. E infatti oggi andremo a vedere un allenamento di gambe, in particolare quadricipiti e femorali, quindi li andremo a distruggere per bene. Vi anticipo, ci saranno 8 serie di squat, anzi in totale 10 con altre due set di squat alternativi, quindi un allenamento veramente tosto. Ci avremo anche degli RDL, quindi stacchi rumeni. Il sistema nervoso vi saluterà dopo questo allenamento, ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con questo allenamento veramente veramente tosto di gambe. Ovviamente non sono stato a specificarvelo, ma mi sembra logico. Prima delle serie di squat c'è un riscaldamento con foam roller, un po' di allungamento, un po' di mobilità, che però non vi sto a mettere nel video, che già durerà molto più di 10 minuti, penso. Quindi non voglio comunque mettere cose abbastanza noiose che comunque spero sappiate e che comunque dovete fare prima di un allenamento di gambe, per evitare sia infortuni e per comunque eseguire esercizi come lo squat, che richiedono una certa mobilità, soprattutto di anche caviglie, per eseguirli nel modo giusto e con una accosciata il più profonda possibile. Allora, per quanto riguarda il riscaldamento, solitamente faccio dalle 3 alle 4 serie a carico crescente. In questo caso sono partito da 60, 80, 90, 94 e poi attacco con il primo esercizio dello squat. Ripetizioni abbastanza lente, cerco di attivare per bene tutti i fasci muscolari riscaldandoli e poi piano piano che salgo con le serie inizio a introdurre l'attrezzatura. Quindi ad esempio la prima con 60 la faccio completamente libera, a 80 introduco magari le ginocchiere, a 90 la cintura, a 94 la faccio completa con la presa stretta, così che ho trovato il mio set e posso iniziare a lavorare come se fosse una serie allenante. Quando vi dicevo della serie alternativa dello squat, parlavo di una serie con la glute band alle ginocchia. Questa serve e la uso prima dello squat normale perché la glute band, una volta che noi andiamo in accosciata e quindi allarghiamo le ginocchia, crea una tensione che ci obbliga a mantenere le ginocchia aperte facendo una pressione. Questo fa sì che i miei fasci muscolari si riscaldano, si abituano a questo movimento, il mio sistema nervoso si prepara appunto a questa parte del movimento molto importante, che evita la chiusura delle ginocchia, che può sia creare infortuni ma soprattutto fa perdere forza nel movimento e non è il movimento corretto. Quindi fare queste due serie prima dello squat normale fa sì che questa attivazione, che in me solitamente manca, sia facilitata. Ovviamente se una persona non ha di questi problemi non la deve introdurre, questo lo faccio io personalmente perché appunto ho questa problematica. Bene, possiamo quindi iniziare con il primo esercizio, quindi due serie di squat con glute band, 8 colpi, carico relativamente più basso rispetto allo squat che andrò a fare dopo, appunto perché questa glute band con la sua resistenza rende il tutto più difficile. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust, breathing in the chemicals. Allora, serie di riscaldamento finite, le due serie con la glute band finite, iniziamo con le 8 serie di squat, 6 ripetizioni ad ogni serie. Per ora il carico è di 110 kg, vediamo se riesco ad aumentarlo, comunque sono già un personal best e soprattutto avendo 8 serie non posso iniziare con la prima già che muoio, se no non arrivo in fondo, quindi ci teniamo un piccolo buffer, come dicevamo per la panca nel video del petto, per arrivare comunque sfiniti verso le ultime 2-3 serie. Allora, siamo alla ultima serie, ho provato a mettere 114 kg per vedere di fare un altro PR, aumentare ancora di più. Vi cambio
un attimo l'inquadratura, ditemi se lo vedete meglio, almeno potete vedere un po' meglio l'accosciata. E niente, vado a fare la serie sperando di non rimanerci sotto. Allora, le 8 serie di squat sono finite, molto dure, i pesi sono medio alti, io non sono fortissimo nello squat, però comunque peso poco più di 70 kg, quasi 115, quindi praticamente 1,5, anzi no, di più 1,7 per il mio peso corporeo, per 6 ripetizioni non è male. Il mio grosso problema è che ho un femore molto lungo e quindi ho una accosciata che è molto lunga come il ROM, quindi non è sicuramente a livello proprio articolare, a livello di conformazione, il mio esercizio ideale. Spingo sempre al massimo, i carichi tento di tenerli più alti possibili e ovviamente ora sto curando una accosciata più profonda a discapito del carico, perché comunque un ROM più profondo corrisponde ad una maggiore ipertrofia, quindi in ottica bodybuilding è molto meglio lavorare sul ROM piuttosto che sul carico e comunque concentrarsi anche su quello che è il carico interno e non tanto i dischi che carichiamo sul bilanciere. Per quanto riguarda il proseguimento di questo allenamento, adesso andiamo a fare un po' di femorali. Abbiamo dei femorali al cavo basso che vanno a simulare una leg curl da seduti, quindi una tirata con il cavo, e poi abbiamo i famosi RDL. Non avendo la leg curl e la leg extension per ora in home gym, ma presto arriveranno, per adesso faccio questa alternativa col cavo, che è buona perché comunque ha una tensione continua essendo con il cavo e mi dà un buon feeling, comunque posso anche caricare abbastanza e è un'ottima alternativa. Se no potete usare un leg curl con manubrio, anche quello è ottimo, solamente che a carichi elevati è un po' scomodo perché comunque i manubri iniziano a diventare ingombranti, quindi per adesso ho deciso di fare questo con il cavo. Prendo il cavo, allora se avete delle cavigliere è la soluzione migliore. Io ho il cavo con la maniglia, non faccio altro che spostare la maniglia e infilare la parte di, diciamo, tessuto sulla caviglia. Mi posiziono e vado a tirare con la gamba. Quindi vado proprio a simulare un leg curl. Allora, di questo ne facciamo 3 serie. L'unica accortezza da tenere è controllare il movimento e tenere la pianta del piede quanto più vicina al terreno per enfatizzare il lavoro sul femorale. Andiamo ad eseguire degli affondi al multipower. So che molti di voi odiano il multipower, ma io ne sono un profondo estimatore perché è un attrezzo che ha delle potenzialità incredibili se fatte e usate nel modo corretto. In questo caso vado a fare degli affondi con un carico medio-alto, sempre 6 ripetizioni, sempre 3 serie. Si cambia gamba e si procede.
siamo arrivati all'ultimo esercizio. Come sentite dalla fiatura, sono bello, bello cotto. Come ultimo esercizio andiamo ad eseguire uno squat al multipower con i piedi, con i talloni uniti e le punte divaricate, quindi la plat stance che uno può usare sulla pressa. Non avendo la pressa vado a fare questo squat al multipower, che è uno squat un po' più semplice, perché comunque fatto con multipower mi consente di avere un controllo sia della negativa che della concentrica migliore, e vado a sfruttare appunto questa posizione dei piedi per andare a stimolare altri fasci del quadricipite. This was the last time that you both fucked this deck. All the days we spent have been a goddamn waste. But I can't. Allora, direi che per questo allenamento è tutto. È stato l'ennesimo allenamento molto incentrato sulla forza. Infatti avete visto ripetizioni medio-basse. Si sale difficilmente sopra le 6. Quando cambierò regime di allenamento vi porterò altri video, quando comunque faremo delle programmazioni più incentrate sul volume, che sono differenti appunto da quest'ultime. Direi che questo video può finire qui. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, se lo fate vi ringrazio, in quanto comunque YouTube porta avanti canali, porta avanti video se comunque vede un'interazione. Lasciate un like, condividetelo se volete comunque condividere questa metodica di allenamento. E noi ci vediamo in un prossimo video.